È una rivoluzione quella che nelle ultime ore ha scosso il mondo del pallone. Ma a far sentire la propria voce è l'elite del calcio europeo, 12 big club che vogliono andare per la propria strada. Questa è la Super League. Sappiamo cosa ne pensa il mondo del calcio, la politica, ma i tifosi, coloro senza i quali questi grandi club non esisterebbero? A Madrid, dove sia Real che Atletico hanno aderito al progetto, non tutti ne sono entusiasti. Lo che penso ahorita della Superliga. Non credo che la Superliga porterà benefici al calcio europeo, dice un giovane. Le piccole squadre saranno escluse, non ci sarà lo stesso livello di competizione. Non va a essere che l'equipo pequeño quiera seguire. Da tifoso preferirei che le cose rimanessero come sono oggi, non sono un fan della Super League. Come stanno le cose? Da tifoso del Real Madrid è triste pensare che non potremo più vincere la Champions League che abbiamo già vinto 13 volte, dichiara uno studente. È triste, ma possiamo sempre essere i re della Super League, quindi perché no? Perché no? Anche i tifosi italiani sono abbastanza scettici. Per una volta Inter e Milan si sono trovati sulla stessa sponda, così come la Juventus, ma per molti questa scelta non è quella giusta. Secondo me il vincitore della Coppa sarà quello che avrà la possibilità di comprare e di acquistare i più grandi giocatori e non ci sarà più... secondo me non sarà una cosa onesta fare una competizione del genere. I club francesi e tedeschi, comprese le due finaliste dello scorso anno, il PSG e i campioni in carica del Bayern Monaco, non faranno parte della Super League nella sua forma attuale. La UEFA li ha ringraziati per essersi rifiutati di firmare quello che è stato definito come uno schema autointeressato. Quello che mi infastidisce un po' è che è tutta una questione di soldi, dice un tifoso bavarese. È solo un'altra competizione con la quale fare più soldi. I 12 fondatori della Super League dicono che la loro nuova competizione infrasettimanale e continentale sia un bene per il gioco del calcio, ma con le minacce della UEFA di bandire i giocatori partecipanti da Coppa del Mondo ed Europei, sembra che la battaglia proseguirà nei tribunali piuttosto che in campo.